Bentornati agli amici di Quotidiano Net. Parliamo della visita di Berlusconi negli Stati Uniti e dell'andamento delle borse mondiali dopo i tentativi di intervento delle varie nazioni negli ultimi giorni. Ne parliamo con Giampaolo Pioli, inviato di Quotidiano Nazionale negli Stati Uniti, che in questo momento si trova a Washington. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno a voi. Allora, come si è conclusa la visita del nostro premier al presidente americano? Ieri sera, la cena, commozione, grandi amici. Ecco, se si può dire che è mancata una cosa che molti si aspettavano, è stata una canzone di Berlusconi. L'unica cosa che è mancata. Alla fine hanno cantato sul palco della Casa Bianca i Jersey Boys, sono questo gruppo bravissimo di Broadway che ha reinterpretato canzoni degli anni 60 e 70 di Frank Valli. Berlusconi andava a ritmo con Bush al suo fianco in platea, ma alla fine, quando sono saliti per salutare il pubblico, non c'è stato quello scatto in più, che non era sicuramente uno scatto da capo di governo, ma avrebbe comunque mandato in visibilio questa platea e questi ospiti alla Casa Bianca. Per il resto è stato un saluto molto commovente e direi molto energico, tant'è che alla fine, quando Berlusconi ha salutato e ringraziato Bush per questa amicizia che resterà per sempre, nell'andarla ad abbracciare si è portato dietro anche il podio col microfono, staccandolo proprio letteralmente, si è avvicinato al presidente col microfono e il podio in mano e tra le risate generali. È stata una nota di colore molto divertente per salutare una giornata decisamente intensa, che ha visto tornare il sorriso sul volto di questi due capi di governo e di Stato, perché le borse hanno risposto a questa iniziativa non solo italiana-americana, ma ovviamente europea, mondiale e americana, con un grande rialzo. L'hanno confermato ieri sera che questo entusiasmo potrebbe proseguire anche nella giornata di oggi, e il fatto che Wall Street si sia rilanciata e con lei le borse europee dà un segno di davvero di speranza e di uscita da questa crisi economica. Ma Berlusconi ha fatto di più in questo suo rapido soggiorno americano. Al telefono ha salutato anche Obama e McCain, facendo loro gli auguri e dicendo una cosa molto sincera. Dice: l'America resterà nei confronti dell'Italia il grandissimo alleato, e l'Italia con l'America, indipendentemente da chi sarà presidente degli Stati Uniti, il fortissimo amico e alleato di sempre. Quindi insomma un augurio a tutti e due, anche se poi gli è scappato detto, e comunque sicuramente io avrò nei confronti di Bush una relazione che sarà difficile, insomma, da recuperare o da imitare. L'ha dovuto questo gesto di riconoscenza finale al presidente degli Stati Uniti, che vede in Berlusconi, ha visto in Berlusconi la prova e la testimonianza che gli ha dato con questo party di saluto, di sicuro il più grande alleato in Europa dopo che Blair è scomparso dalla scena politica diretta. Bene, noi ti ringraziamo Giampaolo, ci diamo appuntamento a presto perché la campagna elettorale americana è sempre più nel suo massimo, giusto? Domani sera, certo. Bene, grazie Giampaolo a voi, e grazie agli a amici di presto. Quotidiano Net.